Ciao Ciao a tutti. a tutte. Nuovo video, questa volta ho deciso di decorare anche il mensile. Io di solito lo decoravo con degli adesivi o comunque delle volte senza, a seconda del tempo. Cosa c'è? No. Posso picchiare per i miei versi con la lampina? Cattivo. E siccome che ero ispirata dall'uva, ero indecisa tra l'uva e le castagne. Quindi penso che in novembre faremo le castagne sul mensile, vedremo. E comunque ho deciso per l'uva, ho fatto un po' di prove perché non volevo ripetermi a fare la viola. Quindi andremo a fare l'uva rosa e gialla. Cos'hai da ridere? Perché l'ho detto io per la rosa, ho detto per la roba, vai, dai, andiamo avanti, va. Esce una tonalità bellissima. Ho Sì. fatto le prove. L'ho fatto, all'inizio volevo farla rosa e rossa perché comunque c'è anche una qualità di uva che è tra rosa e rosso, però non usciva bene, quindi ho preferito stare sui complementari, quindi il rosa, cioè il giallo è il complementare del rosa, quindi comunque stava meglio effettivamente. Quindi ho ottenuto questi colori qua e dopo ovviamente le foglie verdi, seguiamo la linea dell'altro e poi vediamo se possiamo aggiungergli qualcosa. Poi le foglie potrebbero essere anche sul giallino ormai, perché l'autunno dovrebbero. Hai ragione, allora le faremo più gialle e Perché aranciate. sai quando sono un po' arrugginite? Allora le faremo un po' sull'arrugginito con l'arancione. Quindi iniziamo. Io ho scelto questo rosa, all'inizio ero indecisa tra questo e un altro, eccolo qua. Questo qua è un attimino più freddo come colore. Ho fatto le prove con tutti e due, con questo la resa era migliore, questo è sempre della Faber-Castell. E iniziamo. Quindi si fa un po' di rosa. Lo si inserisce comunque all'inizio magari un attimino più leggero. E dopo in alcuni punti gli è andato a mettere il giallo, che esce un effetto carino. Magari ecco, non fatelo proprio nel contorno perché sennò rischiate che lasci l'alone. Ho fatto un po' varie prove. Adesso vi faccio vedere due o tre grani. Può sembrare ripetitivo, però siccome che è respirata, cosa volete fare? Quando una persona gli viene la fissa per una cosa. Adesso andiamo un po' a scurirla dove ci interessa. Ecco, allora io lo lascio scuro così il disegno, a me non mi crea eccessivi problemi. Volendo comunque basta usare anche un tipo di matita diversa e magari andare un po' a scaricare il colore comunque con la gomma in modo da alleggerirlo un po'. Solo che ormai mi trovo comoda con la micromina perché comunque ha la punta sottile, non so, ormai mi è venuta la fissa della micromina. Ok, anche qua poco alla volta è andato ad aggiungere colore in modo di scurire dove vi interessa e dopo gli metto semplicemente in alcuni punti un po' di giallo. Ok, e vado avanti così fino alla fine dell'uva, poi vi mostro il risultato. Ok, come vedete io ho colorato, vi faccio vedere giusto i primi acini d'uva da qualche insetto che c'è, una zanzara, Ti ho detto che hanno visto l'uva e sono i bisci dell'uva. non c'è un cazzo che sono zanzare. Ok, lasciamo stare la parentesi zanzare che aveva deciso di venire Non proprio su è una quell'enne. zanzara, è un coso dell'uva. Vabbè, Quella è la zanzara. Ma è una finta zanzara, va deve essere altro vestito da bene. carnevale. Ecco. Vedete, si nota comunque l'effetto del giallo. Adesso vado avanti, lo acquerello
tutta la parte dell'uva, poi vi mostro il risultato. Ok, come vedete, questo è l'effetto dell'uva acquerellata con il rosa e con il giallo. Quindi comunque si riescono a distinguere abbastanza bene i grani d'uva. Adesso iniziamo con le foglie e li metteremo dentro anche un po' di arancione per dargli l'idea comunque che siano verso comunque la raccolta, quindi che siano un po' ingiallite. Quindi metto leggermente prima la base verde comunque. E dopodiché un po' alla volta li metto dentro un po' di giallo, un po' di arancione e vado a smorzare un po' il colore della foglia in modo che risulti più sul ruggine che... Quindi col verde questa volta sto proprio leggero in modo che dovrebbe rimanere un effetto un attimino di una foglia già appassita. Adesso ve ne faccio vedere un pezzettino, tanto che andiamo a inserire anche questo verde, con verde già più spento, quindi ci va già a spegnere il colore di per sé della nostra foglia. Andiamo un po' da lì. Ho scelto questo arancione che non è troppo vivo. Andiamo un po' con un tratto leggero. Andiamo questo colore un po' spento. E metto anche un po' di giallo. Io vado avanti così per tutte le foglie e dopo vi faccio vedere come escono. Ok, come vedete è finito e secondo me anche nella versione rosa rimane molto carino. Come fondo ho deciso di stare sempre sui toni comunque aranciati, gialli, che vanno comunque a risaltare quello che è secondo me il disegno. Quindi proviamo questo esperimento di fare anche il mensile decorato, vediamo. Cameraman contrario. Cosa che non ti piace il mio mensile? No, non mi piace niente. Se è l'uva da tavola che è quel colore più o meno. Insomma, era per cambiare giusto un po' almeno il colore dell'uva. Dopo valuteremo per le castagne. Pronto, e mettiamo la cacciata.
Vecchio, ragione. Sopporta. È quasi finito. Più che stanca perché è troppo tardi per lei. A quest'ora, essendo una bambina piccola, è già nel letto. Oggi sto facendo le ore tarde. E lo aiuti. Ma anche se è tardo, ormai mi era venuta la fissa di finirlo. E quindi ho preferito finirlo anche se è un po' tardi, Se tanto vedete più. qualche smancamento del camera che sta dormendo in piedi. Ma sì, dai, uno in meno che abbiamo settimana prossima. Vedi il lato positivo della cosa. Facciamo anche questo, aspetto un attimo che si asciughi e poi lo mettiamo in agenda. Ok, come vedete il settimanale, cioè settimanale, il mensile è in agenda. E poi vi anticipo che per il mensile, siccome che sto partecipando a un contest di decorazione, ho creato un inserto che devo, adesso ho creato solo la struttura dell'inserto, che però dopo ho deciso che praticamente l'andrò a mettere nel mese, in modo che mi possa essere utile per riporre scontrini, cose varie. E non avrà l'uva, logicamente. L'uva non ci entrerà. Quindi non ci sarà il problema dell'uva. E così quello lo terrò per il mese di ottobre. Diventerà comunque il suo segnapagine. In questo modo vengo direttamente al mese, dato che comunque è un contest che si chiude il 30 di settembre, quindi è giusto per ottobre, io me lo faccio per ottobre. Quindi a tema autunno. Io spero che la decorazione del mensile vi sia piaciuta, dato che io mi sono stufata di averlo bianco e anche se ho quintali di stickers ormai non li uso quasi più, preferisco decorare. Quindi ciao a tutte e alla prossima. Ciao a tutti.